It's one that's rapping. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was. E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Free Time Joe. Oggi sono qui per parlare un po' della partita Avellino-Spezia 1-0, giocata sabato 15 ottobre alle 3. Allora, è arrivata la seconda sconfitta e questo sicuramente porta un po' di sconforto. In pratica una sconfitta casalinga e una fuori, contro il Carpi e adesso contro l'Avellino. E brutto segnale perché non è una sconfitta arrivata dopo una partita giocata bene, cioè una sconfitta arrivata così, per fortuna degli avversari. No, loro hanno giocato meglio, dal primo all'ultimo minuto hanno provato ad attaccare, noi ci siamo stati attratti. Cioè sembra quasi che, praticamente, parlo dall'inizio del campionato, insomma sembra che all'inizio ci concentravamo più sul secondo tempo, tralasciando il primo, e contro la Salernitana infatti per esempio siamo andati sotto dopo 20 minuti, no, col gol di Rosina, e poi abbiamo reagito proprio a 10 minuti dalla fine, c'è stato il gol di Nenè, me lo ricordo, prima partita di campionato quella. E poi è successo anche altre volte. Adesso sembra tutto al contrario, sembra che ci concentriamo più nel primo tempo e che tralasciamo un po' il secondo. Infatti qui nell'ultima partita abbiamo giocato meglio nel primo tempo, e dopo aver preso il gol è successa la stessa identica cosa che è capitata contro il Carpi. Siamo spariti, non ci siamo più stati né con la testa, né in fatto di occasioni, né di fisico. In fatto di formazione eravamo messi così, parlando un po' specificatamente della partita. È rientrato il Rasti, e era in panchina, però poi ha anche fatto il suo ingresso in campo. E Signorelli ha avuto un indurimento muscolare, Datkovic era squalificato, ha beccato il rosso contro il Carpi, e quindi da che eravamo partiti bene in quella partita abbiamo proprio chiuso con una disfatta, ma vabbè, questo è un altro discorso. C'era Ceccaroni al suo posto, quindi Pietro Ceccaroni, che per la prima volta inizia dal primo minuto, gioca dal primo minuto. Prestazione abbastanza normale la sua, perché insomma nessuno degli 11 in campo ha giocato veramente bene, quindi cioè posso dire che la sua prestazione è stata neutra. Io metterei, cioè salverei solo Cicci Zola degli 11 in campo, lui è stato per me il migliore in campo, che nel primo tempo ha salvato un tiro da distante, è riuscito a alzarlo sopra la traversa. Secondo me è stato un vero miracolo questo. E poi c'è stata anche un'altra sua bella parata, un po' fortunata perché poi la palla ha preso anche la traversa. Però da qui si vede che ha attaccato di più l'Avellino. Tiri da fuori, attacchi, riuscivano a penetrare la difesa, però cioè, anche qui la tagliavano veramente come il burro, la difesa era piuttosto impreparata. Voglio dire, a noi hanno tolto un gol, io non ho discusso, poteva anche non essere annullato, forse, io non credo che Nenè abbia proprio spintonato un difensore, o comunque chi era. Credo solo che abbia saltato per provare ad arrivare di testa, ma senza spingere. Però gol annullato, questo è successo alla fine del primo tempo. Niente, il loro gol è arrivato al 75esimo con il capitano Angelo D'Angelo, la fantasia è tutta nel suo nome. Niente, su questo calcio d'angolo mi sembrava che fosse stato commesso un fallo, io credevo che avesse spinto De Col, mi sembra, però la verità, tra poco lo vedrete, è che Migliore è finito addosso a De Col. Cioè, ma dove andava Migliore? Si sono sgambettati a vicenda, non era una difesa molto organizzata, molto attenta. E vabbè, il gol dell'Avellino è arrivato lì. E quindi niente, bene per loro, male per noi. Diciamo che rispetto alla partita col Carpi
c'era solo meno tempo per reagire. Contro il Carpi abbiamo preso il gol al 47esimo, ce n'era di tempo per reagire, c'era quasi tutta una ripresa. Invece lì un quarto d'ora mancava, non era poi così tanto il tempo. Si poteva fare se avessimo giocato più convinti, però è andata così e pazienza, per fortuna non dico siamo ancora all'inizio, come dicevo a settembre, però comunque di tempo ce n'è ancora tanto, tempo per riprendersi, tempo per fare meglio, speriamo di riuscirci. Ecco, c'ho un po' di paura perché in teoria, proprio parlando teoricamente, se l'Avellino ci ha fatto questo, cosa farà il Brescia che sarà il nostro prossimo avversario venerdì? Ci massacrerà? Specie con quel caracciolo che timbra sempre? Io spero di no, però un po' di paura ce l'ho perché, sempre parlando teoricamente, dopo aver visto quello che è successo contro l'Avellino, che per l'amor di Dio non gli voglio togliere niente, ma mi sembra che anche il telecronista abbia detto il secondo peggior attacco, cioè loro si trovano molto giù in classifica, magari adesso hanno un po' recuperato con quella vittoria lì. Però sinceramente si poteva fare di più, o no? Contro il Brescia allora voglio dire che è una squadra molto più forte, con uno come Caracciolo che, cavolo, fa quasi un gol a partita, timbra sempre e dovrebbe essere una disfatta. Però ogni partita è diversa, il comportamento può cambiare, la convinzione potrebbe tornare e lo spero, ovviamente, e speriamo di beccarci questi 3 punti. Si può fare, io mi ricordo ancora lo Spezia Brescia dell'anno scorso al picco che era stata tiratissima come partita, avevamo segnato 2 gol, però poi avevamo sprecato e alla fine avevamo anche sofferto. E niente, dai, il prossimo appuntamento è venerdì alla sera, ci sarà Spezia Brescia, io vedrò di seguirla e poi di commentarla come al solito. Grazie di aver visto questo video. Lasciate un like se vi piace, ovviamente, commentate, iscrivetevi al canale. Un saluto dal vostro Free Time Joe. Ci vediamo al prossimo video che sia gameplay, vlog o video sullo Spezia. Ciao!